Questa è una città che ha avuto tradizioni musicali straordinarie che quindi ormai sono nel nostro DNA. E forse cominciare a sostituire i rumori delle automobili o quelli, diciamo, auricolari delle cuffiette e ridare una dignità a questi spazi, proprio una formula musica-architettura, riportare dei repertori adatti, compatibili con gli spazi che anticamente li ospitavano, potrebbe essere veramente una formula che finalmente adesso ha dignità e necessità di esistere. Quindi speriamo che questo, e l'augurio personale a Fabrizio e alla società Aquilana dei Concerti per tutto quello che sta facendo, perché questo possa essere, questa formula possa scandire anche le prossime stagioni. Ogni volta è veramente molto 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 bello, e è anche molto bello suonare in questo posto, no, che è aperto al pubblico per la prima volta. E come ha detto benissimo prima il professore, ci lasciamo o vi lasciate alle spalle il terremoto, è una bellissima inaugurazione. Sono veramente molto anche felice che siete numerosi, spero che anche si sentirà su il liuto, che è perfetto, si adatta perfettamente ad ambienti come questi. Allora, questo, come vi ho detto, è l'arciliuto, è un'evoluzione della tiorba, ovvero il liuto ha avuto varie modifiche tra Medioevo, Rinascimento e nel Barocco. Diciamo che questa è una delle ultime tappe. La caratteristica maggiore di questo strumento, differenziandosi, spesso si lega alla chitarra classica, no? Sono le corde che sono in budello all'epoca, oggi ovviamente si usa una sorta di un misto tra budello e sintetica, proprio perché il budello dà molti problemi all'intonazione. Infatti c'è anche un aneddoto dove prendono in giro un teorico, prendeva in giro gli liutisti dicendo che metà della loro vita, perché ci sono tante corde, passa ad accordare e metà a suonare scordato. Spero che non sarà così stasera. E niente, buon ascolto e grazie veramente di cuore. Ancora i colori cinquecenteschi, quindi merita di essere visto anche così, secondo me è interessante. Quello che dovreste immaginare è sotto quelle sovrastrutture settecentesche c'è questa. Cappella settecentesca. Prima era stata utilizzata come, questo vano era utilizzato come servizio igienico e l'abbiamo ripristinata.
C'è una particolarità all'interno di questo appartamento e ve la faccio vedere. È questo camino con il monogramma bernardiniano con la Y. Abbiamo cominciato a lavorare all'interno di questa stanza pensando di doverla ristrutturare come fosse un ambiente simile a quello che abbiamo attraversato. Quindi intanto vi farei notare quel sedile quattrocentesco che dà una datazione non solo alla stanza ma probabilmente all'intero palazzo. Altra cosa, non dobbiamo immaginare che questa fosse una stanza particolare utilizzata da chissà quale personaggio. Era tutto così. Solo che siamo stati fortunati a trovare un ambiente come ce l'hanno lasciato. Probabilmente era altrove molto simile, ma si è perso nei secoli. Le epoche, queste sono delle tende, si vedono ad occhio nudo, c'è un'asta che corre lungo tutta la stanza a cui le tende sono proprio appese con dei fiocchetti, ci sono in alcuni punti fiocchetti ancora evidenti. Io penso che questa stanza meritasse di essere vista, quindi per questo è di proprietà privata, però secondo me è dell'Aquila, quindi è una cosa che va vista, va apprezzata per quello che è, un dono della storia alla città.